Fare il sindaco è un mestiere profondamente diverso rispetto a quello di fare politica in genere e di fare anche il parlamentare, il presidente di commissione, come lei ha fatto oggettivamente molto bene, come diceva Mario, anche sul caso con il ministro. Il 12 giugno del 2013 diventa sindaco di Roma. Nei 2 anni e mezzo di fuoco che sono trascorsi dalla nomina alle sue dimissioni, non ha pensato di aver sbagliato mestiere? Innanzitutto grazie per l'ospitalità, grazie a tutti voi di Cremona di essere qui oggi pomeriggio, grazie a Mario Riccio e grazie al dottor Zanolli per la disponibilità a questo dialogo. 12 giugno 2013, io devo dire che a importanti cariche istituzionali del nostro paese, dopo aver fatto la campagna elettorale del 2013, che mi chiedevano di non di lasciare il seggio senatoriale ma di correre per la carica di sindaco di Roma, risposi proprio con queste parole: ma io non ho studiato per fare il mestiere di sindaco. E molti di loro mi risposero: ma non esiste la scuola da sindaco, esiste diciamo la capacità di amministrare, di non amministrare secondo dei principi, secondo una visione della città. E quindi devo dire che quello che ho fatto è la stessa cosa che ho fatto nel resto della mia vita. Ogni volta che in sala operatoria, in via intensiva, abbiamo studiato un problema, una tecnica nuova, la cosa fondamentale è studiare tanti dati, cercare di ascoltare tutte le persone esperte in vari settori. Credo che fare il sindaco della capitale sia un mestiere veramente difficile, perché in alcuni aspetti è più difficile del comporre le decisioni all'interno, secondo me, di un Consiglio dei Ministri, perché all'interno di un Consiglio dei Ministri ogni ministro poi è responsabile della sua area strategica, le decisioni finali anche per Costituzione vanno a quel ministro. Nel caso del sindaco invece la decisione finale spetta sempre al sindaco, è difficile o quasi impossibile insomma che in giunta si prenda una decisione che non è l'indirizzo che poi ha preso il sindaco. E questo soprattutto per una persona come me, cresciuta nel mondo professionale, della medicina e quindi del controllo dei risultati, è un peso in più, perché lo ripeto e l'ho scritto anche in questo libro, nel capitolo finale, io a differenza di tanti politici di professione intendo il potere non come sostantivo, il potere, ma il potere come verbo, il poter fare, il poter